Antonio Tamburri, titolare dell'azienda Molise Ricambi, appassionato di ciclismo, direttore di gara, insomma le due ruote per te hanno sempre rappresentato qualcosa di importante. Torna il giro ciclistico di Oratino, quindi una giornata dal sapore speciale per chi ama le due ruote. Sì, grazie per l'opportunità che mi date per poter parlare un po' di ciclismo, diciamo così. Il ciclismo, purtroppo quest'anno facciamo solo la gara di Oratino, perché le altre due gare fino a 2 anni fa era un trittico che si faceva a Boiano e a Castel Pedroso. Per motivi di percorso a Boiano non ce la possono più concedere l'autorizzazione. E praticamente quest'anno abbiamo provato solo con Oratino, con gli amici di Oratino, che loro stanno organizzando e noi gli diamo una mano a organizzare. Le due ruote per me sono tutte, diciamo così, sono uno dei veterani delle due ruote, sempre dal livello organizzativo e mai ciclistico, perché ho sempre organizzato le gare per circa 45 anni, diciamo così, e allora siamo sempre, quando c'è una manifestazione, la passione poi siamo noi, il gruppo è quello e ci diamo una mano a vicenda, ecco tutto. Ecco, lo scorso anno questa gara non si è svolta per problemi, diciamo, legati alla viabilità, quest'anno si riparte con rinnovato entusiasmo e con la voglia anche di dare continuità poi negli anni. Sì, l'anno scorso ce l'hanno bocciata qua come Boiano dall'altra parte. Io spero che quest'anno ci dia da sprono anche a noi, se in un futuro si può rifare il trittico, diciamo così. A noi è solo la viabilità. Se abbiamo la viabilità possiamo riportare qualcosa di bello come era fino a 2 anni fa. A livello organizzativo c'è un grande lavoro alle spalle, qui ad Oratino 55 iscritti provenienti da diverse regioni d'Italia, quindi una buona base di partenza. Questo è il problema più grande oggi che c'è il ciclismo, è proprio quello là. Noi il numero 55 per noi è un numero molto basso, perché eravamo abituati a Oratino sempre ai 70-80 partenti, ma adesso 55 iscritti, speriamo che partano 50, diciamo così, un po' poco, ma poco non perché a livello organizzativo non ci siamo, o non ci sono altre gare, perché ci sono proprio pochi ragazzi che vanno sulla bicicletta, della categoria Rief ce ne sono proprio pochi, la cosa più brutta è quella là, e poi vengono da tantissime regioni d'Italia, significa che come soffriamo noi nel Molise, soffre proprio il settore. Da cosa dipende, da chi dipende, ognuno fa la sua interpretazione, diciamo così. Trittico del Molise è stata, diciamo, una manifestazione di punta del nostro territorio, ripeterla forse non è impossibile. No, non è impossibile niente, su questo mondo non è impossibile niente, basta un po' di buona volontà da parte di tutto, perché gli organizzatori ci mettono l'anima, il cuore, i soldi, la passione, tutto quello che ci deve mettere. Poi ci devono dare una mano gli enti ci devono dare le approvazioni, ci devono dare tutto, diciamo così, perché noi senza autorizzazione non possiamo andare da nessuna parte e non ci possono annullare una gara il sabato a mattina, perché poi la domenica si deve correre. Quello che è successo anche l'anno scorso, annullare il sabato a mattina non va bene.